Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Quest'oggi parliamo di un alimento vegetale che è molto in voga, soprattutto fra coloro che seguono delle tipologie di alimentazione, dei modelli alimentari di tipo vegetariano o anche vegano, ma è anche abbastanza utilizzato da coloro che invece mangiano un po' di tutto e che a volte preferiscono assaggiare anche degli alimenti diversi con un gusto più particolare. Stiamo parlando del tempeh, un alimento quindi vegetale, un derivato della soia. È un prodotto appunto fermentato che deriva dalla fermentazione tramite un fungo dei semi della soia gialla che sono stati prima cotti e poi ridotti in bottiglia. Ciò che si ottiene da questo processo sono dei panetti abbastanza compatti con un gusto particolare, abbastanza terroso e con un gusto misto tra funghi e noci. Questo processo di fermentazione sembra non incidere negativamente sui valori nutrizionali del tempeh, che anzi presenta diversi aspetti favorevoli che andremo ad analizzare. Non va confuso il tempeh con altri prodotti vegetali, tipo il tofu, che invece deriva dalla fermentazione del latte di soia e con il seitan, che invece è costituito dalle frazioni proteiche dei cereali. 100 grammi di tempeh apportano all'incirca 166 calorie. È un alimento che comunque contiene sali minerali, soprattutto calcio, ferro, magnesio. È un po' povero in vitamine, ma contiene una in particolare vitamina che poche volte abbiamo citato nella nostra rubrica, che è la vitamina K2 e che ha una funzione particolare e che analizzeremo adesso discutendo delle proprietà benefiche di questo alimento. Un alimento che quindi è costituito da un'importante frazione proteica, che quindi sono proteine a medio valore biologico, ha un basso indice glicemico, il colesterolo è completamente assente, contiene acidi grassi polinsaturi e contiene una serie di molecole quali saponine, lecitine e così via. Dato che in commercio lo si trova soprattutto in salamoia, dobbiamo fare attenzione al contenuto di soia. Quali sono le proprietà del tempeh rispetto al suo legume di provenienza, di origine, diciamo così, che è la soia? Il tempeh risulta molto più digeribile. Questo perché il processo di fermentazione riduce le fibre e rende le proteine anche molto più assorbibili da parte dell'intestino. Abbiamo detto che non contiene colesterolo, ma anzi contiene una serie di molecole chiamate isoflavoni, che invece hanno proprio un effetto ipocolesterolemizzante. E gli stessi isoflavoni hanno comunque un'attività di tipo antiossidante, quindi contrastano i radicali liberi. Contiene calcio e vitamina K2, quindi è un aiuto contro l'osteoporosi. Il calcio ovviamente è intuibile perché, e la vitamina K2, che appunto dicevamo è una variante della classica vitamina K, e che sembra avere un ruolo nella distribuzione del calcio all'interno delle ossa. E è, come detto, un alimento con un notevole apporto proteico e quindi è una delle principali fonti proteiche per i vegetariani ed i vegani. Abbiamo detto anche che contiene un buon apporto, un buon contenuto di fibre. E quindi favorisce il senso di sazietà, e questa caratteristica, insieme a un indice glicemico non particolarmente elevato, ne permette l'inserimento anche all'interno di diete ipocaloriche. Il tempeh è anche conosciuto, anche denominato come carne di soia, proprio per quello che dicevamo prima, diciamo come possibile sostituto della carne per chi non ne mangia. In realtà dobbiamo dire che non è un sostituto proprio completo, perché
manca di una caratteristica fondamentale che è quella delle proteine di origine animali, che è la vitamina B12. Quindi, nonostante sia chiamato così, non lo possiamo considerare proprio un valido sostituto a 360 gradi della classica carne. Quali sono invece le controindicazioni? È sconsigliato sicuramente ai soggetti che soffrono di ipotiroidismo, ai soggetti allergici alla soia, e come detto in precedenza, se acquistato in salamoia dobbiamo fare attenzione al contenuto di soia, di sodio, e quindi i soggetti che soffrono di ipertensione ne devono consumare in maniera, diciamo, accorta. In cucina sì, il tempeh possiamo utilizzarlo in vari modi. Si presta sia ad essere un ingrediente per i primi piatti, oppure semplicemente per accompagnare il pane, o lo possiamo considerare come un secondo piatto, quindi tagliato a fette, cotto alla piastra o al vapore. Quindi un alimento sicuramente nuovo, diverso, che possiamo provare a volte anche solo per cambiare il gusto di ciò che mangiamo tutti i giorni. Io vi rimando come sempre all'articolo che trovate sul sito, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email anche a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande sugli argomenti che abbiamo trattato, per proporre degli alimenti nuovi, come questo del tempeh di questa settimana, che ci è stato proprio proposto da una nostra telespettatrice di Cilento Channel, e ci rivediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento della nostra rubrica. Ciao!